Sì, questa. Ciao a tutti, innanzitutto grazie per l'invito. Questi sono abituati, io scrivo romanzi, quindi già tutta questa gente sono meno abituato perché sono felicissimo e ricordo il momento. Dunque, questa storia è nata nei momenti in cui i cervelli si incontrano, nei momenti in cui le sensibilità confinanti si riconoscono, cioè a pranzo, come sempre. È nata a pranzo perché durante la serie del passaggio, io non vado spesso sul set, però quella volta c'ero andato per fare due chiacchiere con Alessandro, avevamo già messo in scena qualcuno con lo subito del culo di Chesi, con una fortunatissima opera teatrale che ha girato per 4 anni e che lui ha messo in scena in una maniera veramente straordinaria. E ci trovavamo a pranzo, io ero andato a trovarlo sul set e lui disse, però il testo è originale, non lo scrivo. E io dissi, ma che tipo di testo originale? Ma il testo originale che mettiamo in scena e che parli di famiglia. E sulla famiglia io cominciai a riflettere sulle parti buie delle famiglie. No, sui silenzi, quelle migliaia di volte in cui uno nel corso della vita dice vabbè, adesso però non ne voglio parlare perché sarebbe mettere sulla discussione, sarebbe magari arriviamo a un litigio, lasciamo stare. Quel lasciamo stare moltiplicato per tante volte diventa come quando si getta la polvere sotto il tappeto, cioè prima o poi viene fuori e fa male. Attorno a questa idea io immaginai questo personaggio che non era un attore perché sarebbe stato troppo un esplicito riferimento, quindi preferì mirare su questo ruolo di questo scrittore, che io ho scritto, devo essere sincero, immaginando il suo Alessandro, cioè immaginando lui in scena. Quando fu il momento poi di metterlo in scena, io lo scrissi in pochissimo tempo, credo meno di una settimana. Il teatro lo scrivo d'estate. Quindi quando lo considero una specie di vacanza della mente. Per un napoletano scrivere il teatro è fondamentale, cioè non riusciamo proprio a stare senza il teatro. Quindi mi venne naturale questa storia, così come l'avete vista dall'inizio fino alla fine, non così come l'avete vista, peggio di questa, perché questa Andrea Ozza l'ha migliorata e Alessandro l'ha migliorata anche volte. E quando chiedi la storia ad Alessandro, Alessandro ci mise, credo, tra i 20 e 30 secondi. Lui era negli Stati Uniti in quel momento e rispose, io non avevo fatto caso al fuso orario, quindi l'avevo mandato in quello che per me era il pomeriggio e gli fece fare la notte sveglio e lui disse mi è piaciuto, mi ha composto, quindi la voglio fare. Quindi è una storia nata proprio dal confine fra le sensibilità e gli affetti e dall'amore che tutti e due enormemente portiamo ai nostri genitori, ai nostri figli e a quello che significa la vita all'interno di una casa. Quando, ecco, perché una carenza al pubblico? Perché sentivo questa esigenza in un momento così difficile come quello che da oltre 2 anni stiamo vivendo, con un aggravante di una guerra vicina, sappiamo che le guerre sono tante in questo momento, questa ci fa più paura e più impressione che è vicina a noi, ma ce ne sono oltre 20 conflitti in questo momento. Partito dal conflitto siriano dove sono morte a oggi 600.000 persone ed è continua ad avvenire esattamente come drammaticamente avviene in Ucraina. Credo che ci volesse un film così, almeno per me, è anche stato un film un po' terapeutico per quanto mi riguarda, perché Maurizio ha creato dei personaggi empatici pieni di difetti, e come siamo noi, e quindi avevo proprio l'esigenza di raccontare noi attraverso una strana famiglia come è stata quella nella quale sono cresciuto, una famiglia strana ma totalmente normale nella sua stranezza, e quindi mi piaceva anche il fatto che lui l'avesse collocata appunto in una famiglia
anomala in qualche maniera, proprio perché con un caposdivide importantissimo, ingombrante, talentuoso, e che quindi mi assomigliava parecchio, non a me, ma chiaramente a mio padre. E il fatto di avere scelto, e questo non è un caso, come interprete principale Massimiliano Gallo, e anche questo è stato unico, perché anche Massimiliano Gallo è figlio di Nunzio Gallo, grandissimo cantante napoletano, e quindi è cresciuto anche lui molto ingombrante, e anche lui quindi è cresciuto in una famiglia anomala come la mia. E volevo proprio fare questo, volevo che il pubblico uscisse dal film divertito e affezionato ai cinque personaggi che abbiamo raccontato, e sono molto felice di verificare che questo sia